Allora, benvenuti alla sessione di ottobre relativa all'aggiornamento per i responsabili delle risorse umane su quelle che sono le novità in tema di appunto, gestione delle risorse umane, consulenza del lavoro e un po' quelle che saranno le novità sulle buste paga di ottobre. Allora, questo webinar è focalizzato, insomma, il focus di questo webinar sarà sui congedi parentali. Congedi parentali perché, come vedremo, sono stati comunque oggetto di novità dovute al recepimento di una direttiva europea. Allora, innanzitutto i punti che toccheremo oggi sono il congedo alternativo del padre, quello obbligatorio del padre, la maternità flessibile posticipata, il congedo parentale, il congedo straordinario e i permessi della 104, tutto ciò che è stato appunto oggetto un pochino di, appunto, dicevamo, di novità. Allora, innanzitutto la direttiva europea è entrata in vigore, insomma, è stata recepita con decreto entrato in vigore il 13 agosto 2022, ha ampliato le tutele delle figure genitoriali dei caregiver. Quindi, appunto, c'è stato un ampliamento delle tutele. E questo si è ovviamente ha comportato delle modifiche in termini di congedi dei genitori e congedi dei caregivers. Allora, partiamo dal congedo alternativo del padre. Allora, facciamo giusto una piccola breve parentesi su quello che è il congedo alternativo del padre, perché lo richiameremo dopo, giusto per evitare confusione. Allora, il congedo alternativo del padre è il congedo che il papà può prendere qualora si verificano eventi quali, ad esempio, la morte o la grave infermità della madre, nonché l'abbandono o l'affidamento esclusivo del padre e del bambino al papà. Quindi i famosi 5 mesi che si può prendere la mamma, qualora appunto succeda uno di questi fatti, può essere sostanzialmente fruito dal papà, quindi 5 mesi pagati sostanzialmente all'80% da parte dell'INPS, eventualmente integrabili dal datore di lavoro. Questa tutela il papà ce l'ha anche se la madre è lavoratrice autonoma e anche se il padre è lavoratore autonomo. Come si fa domanda? Si fa domanda tramite, bisogna presentare ovviamente tutta la documentazione che prova il caso specifico, quindi la grave infermità piuttosto che l'abbandono, piuttosto che l'affido esclusivo, piuttosto che la morte della madre, dovrà essere presentata al datore di lavoro e all'INPS. Per poter fruire di questo congedo di paternità alternativo, che quindi è 5 mesi. Qualora la madre avesse già fruito in parte del congedo obbligatorio, il papà ne fruirà per la parte residuale, vale a dire se, ad esempio, la mamma aveva già fruito di 2 mesi di congedo obbligatorio e poi durante il parto, appunto, c'è stato il decesso della mamma, il papà potrà fruire per i residui 3 mesi del congedo obbligatorio, del congedo alternativo, scusatemi. Invece il congedo obbligatorio del papà, il congedo cosa consiste? È una cosa diversa ovviamente rispetto al congedo alternativo, sono 10 giorni lavorativi che il papà può prendersi nell'arco temporale che va dai 2 mesi a 5 mesi, dai 2 mesi la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Sono 10 giorni retribuiti al 100%, non è frazionabile a ore, ma può essere usato anche in modo non continuativo, quindi ad esempio preso a giorni. È fruibile anche qualora ci sia la morte perinatale del figlio e si applica ovviamente anche nel caso di padre adottivo affidatario e può essere anche fruito durante il congedo obbligatorio della mamma. Ed è in ultimo compatibile col congedo alternativo del papà. Quindi, nel caso che facevamo prima del decesso della mamma durante il parto, il papà potrebbe usare i 3 mesi dopo il parto e in più anche questi ulteriori 10 giorni. Il congedo obbligatorio del papà è raddoppiato a 20 giorni in caso di parto plurimo. Quindi, parto plurimo fossero 2 o 3 gemelli, in ogni caso, sempre 20 giorni sono. Ricordiamo che durante allora, il divieto di licenziamento va a tutelare anche il padre,
e tutela il padre per sostanzialmente un anno, cioè fino all'anno di compimento, cioè fino a quando il bambino compie un anno. Quindi il datore di lavoro, qualora il papà goda del congedo alternativo, del congedo obbligatorio dei 10 giorni, non può per un anno, non può assolutamente licenziare il padre lavoratore, e qualora il padre lavoratore si dimetta volontariamente, avrà diritto all'indennità di preavviso e alla NASPI, così come la mamma, esattamente come la mamma. Ricordiamo inoltre che fino ai 3 anni di vita del bambino, i genitori entrambe devono sostanzialmente andare a presentare le dimissioni. Non è sufficiente la convalida online delle dimissioni, come per gli altri lavoratori, ma dovranno andare all'ispettorato del lavoro di competenza per convalidare le proprie dimissioni. La modalità di richiesta non deve essere fatta domanda sul sito dell'INPS, ma si può fare domanda semplicemente al datore di lavoro con un anticipo di almeno 5 giorni. Poi il datore di lavoro pagherà i giorni di congedo al lavoratore e li porterà in compensazione con i contributi dovuti. Maternità flessibile posticipata. Questo mese c'è stata anche una novità in questo senso, nel senso che facciamo un breve passo indietro per fare il punto. Allora, il congedo di maternità può essere ordinario, flessibile o posticipato. L'ordinario cosa vuol dire? Che può essere preso, è preso di solito 2 mesi prima del parto o 3 mesi dopo. È stata aggiunta la possibilità di sostanzialmente della flessibilità, vale a dire la mamma può decidere di lavorare fino a un mese prima della data presunta e stare a casa poi 4 mesi dopo, quindi sono sempre 5 mesi, semplicemente traslato sostanzialmente di un mese, quindi appunto lavoro fino alla fine dell'ottavo mese e poi sto a casa 4 mesi dopo. È stata inserita anche la possibilità, a partire dal 2018, di lavorare addirittura 5 mesi dopo il parto, quindi lavorare fino all'ultimo giorno sostanzialmente prima del parto, ovviamente se la mamma se lo sente, se ci sono tutte le certificazioni mediche necessarie che attestano che la madre possa lavorare. Quindi, quali sono le novità procedurali rispetto a prima? Sono date dal fatto che l'INPS ha chiarito che non è più necessario allegare la domanda di maternità, della flessibilità sostanzialmente, o della maternità posticipata, non è più necessario allegare i certificati medici alla domanda dell'INPS, ma dovranno essere consegnati al datore di lavoro. Quindi, sostanzialmente, qual è l'iter da seguire? È questo. Allora, le lavoratrici durante il settimo mese di gravidanza, quindi prima dell'inizio dell'ottavo, dovranno andare dal ginecologo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, farsi fare appunto un certificato che attesti che possano sostanzialmente che possano lavorare anche durante l'ottavo mese. E dovranno presentare al proprio datore di lavoro questa certificazione. Ovviamente il datore di lavoro dovrà anche fare la visita medica, dovrà chiedere comunque anche il parere del medico competente, perché magari la lavoratrice è in buono stato di salute, però la lavorazione a cura di vita magari non è idonea ad una donna in gravidanza, quindi il medico competente comunque deve esprimersi a riguardo. E a quel punto cosa succede? Che il periodo per cui non si è goduto prima del parto, sarà goduto dopo il parto. Ovviamente rimane fermo l'obbligo di inviare la domanda all'INPS per la maternità e inviare anche il certificato telematico di gravidanza, ovviamente all'INPS da parte del medico competente. E a quel punto l'INPS farà solo le verifiche, che ad esempio che non ci siano interruzioni anticipate, che non ci siano malattie durante appunto il periodo prima del parto, verrà fatto questo tipo di verifica, però appunto non controllerà più i certificati medici. Per quanto riguarda l'astensione esclusivamente dopo il parto, anche in questo caso dovrà esserci appunto un certificato medico che attesti che la lavoratrice può lavorare fino al nono mese di gravidanza, e anche in questo caso il medico competente dell'azienda, quindi il medico del lavoro, dovrà ovviamente esprimersi al riguardo. Ok, anche in questo caso non dovranno essere allegati certificati alla domanda dell'INPS. Mentre per quanto riguarda il congedo parentale, quindi parliamo sostanzialmente della vecchia maternità facoltativa per capirci,
quella pagata al 30%. Allora, in questo senso ci sono diverse novità. Allora, innanzitutto, al padre e alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino, quindi non più al sesto come era prima, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili, quindi a ciascuno dei due spettano 3 mesi. E poi entrambi hanno diritto in alternativa, quindi dovranno decidere chi fruirà degli ulteriori 3 mesi retribuiti. Quindi il totale su entrambi i genitori è di 9 mesi. 3 mesi ce li ha ciascuno non trasferibili e gli altri tre sostanzialmente decidono chi li fruisce. Quindi 9 mesi retribuiti complessivamente, rimangono fermi i limiti precedenti, vale a dire la madre può fruire massimo di 6 mesi, il papà può fruire massimo di 6 mesi levabili fino a 7, qualora goda di un periodo di congedo parentale non frazionato per non inferiore a 3 mesi, può arrivare fino a 7 papà. E complessivamente, comunque, in ogni caso, possono fruire per un congedo parentale pari a 10 mesi, di cui 9 retribuiti e 1 no. Quindi, al genitore solo, invece, dove per genitore solo è inteso quello a cui, ad esempio, nel caso in cui dei nuclei familiari per cui è stato definito da parte del giudice l'affidamento esclusivo del figlio solo a uno dei due. Oppure, come dicevamo prima, nel caso di decesso o grave infermità di uno dei due genitori. In questo caso, sostanzialmente, il genitore solo avrà diritto ad 11 mesi complessivi e non più 10, di cui 9 retribuiti, indennizzati al 30% da parte dell'INPS. Poi, per quanto riguarda invece i periodi ulteriori ai 9 mesi, permane comunque sostanzialmente l'indennizzabilità dei mesi che vanno oltre i 9 solo laddove ci siano dei nuclei familiari con un reddito basso, nello specifico con un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Quindi, qualora il reddito sia inferiore a quella soglia, anche per i mesi, diciamo, ulteriori 9 che spettano, spetta comunque l'indennizzo. Poi, invece, per quanto riguarda i nuclei familiari con minori, con figli disabili, allora è stato esteso sostanzialmente l'indennizzabilità di tutto il periodo di prolungamento cui hanno diritto i genitori qualora ci sia un figlio disabile ai sensi della 104. Sostanzialmente avranno diritto all'indennizzo pari al 30%, in altre parole. E nei nuclei familiari con un figlio disabile, sostanzialmente, i genitori potranno chiedere il prolungamento del congedo parentale per 36 mesi in totale, fruibili fino ai 12 anni di vita del bambino. Questi 36 mesi saranno indennizzati al 30%. Questa è la novità. Ovviamente i primi 3 mesi saranno sempre non trasferibili per ciascun genitore, quindi 3 mesi la mamma e 3 mesi il papà. E complessivamente la somma di tutto potranno avere fino a 36 mesi indennizzabili, di cui praticamente 33 potranno scambiarseli e fruirli alternativamente. Quindi qua io ho fatto uno schema di quello che è il congedo per ciascun tipo di nucleo familiare che ho analizzato. Quindi nel caso del nucleo familiare con entrambi i genitori, sostanzialmente io ho 3 mesi della madre non trasferibili, 3 mesi del padre non trasferibili e 3 mesi che sono retribuiti trasferibili da uno all'altro, quindi che si può scegliere chi li gode. E 1 mese sostanzialmente non trasferibili, non retribuito. Nel caso invece del nucleo familiare con genitore solo, avrà ovviamente diritto a 9 mesi, poi in questo caso ho messo mesi della madre, però in realtà ovviamente è il genitore solo che ne avrà diritto, e poi 2 mesi non retribuiti. In ultimo abbiamo, nel caso del nucleo familiare con figlio disabile, abbiamo 3 mesi della madre, 3 mesi del padre e gli altri 30 mesi sostanzialmente sono alternativi a entrambi i genitori, quindi potranno scegliere, i genitori potranno scegliere praticamente chi ne fruisce sostanzialmente.
Limiti temporali. Ovviamente i limiti temporali nel caso di famiglie che hanno adottato decorre dal momento in cui il minore entra nel nucleo familiare. In ogni caso, quindi il periodo che abbiamo detto di appunto 9 mesi, del totale di 9 mesi di congedo indennizzabile, piuttosto che appunto nel caso di minore disabile che arriva fino a 36 mesi. Abbiamo detto che decorre appunto dal momento in cui il bambino entra sostanzialmente nella famiglia. Poi, per quanto riguarda invece un punto molto caldo relativamente ai congedi parentali, è stato chiarito sostanzialmente che durante i congedi parentali, questa è una novità di quest'estate, i lavoratori continuano a maturare ferie, permessi e tredicesima. Quindi questo punto necessita ovviamente ancora di diversi chiarimenti, perché appunto ricordiamo che prima del 13 di agosto, sostanzialmente durante i congedi parentali non venivano maturate ferie e permessi. E anche la tredicesima, la quattordicesima non maturavano. Ora invece è stato chiarito che continueranno a maturare, però devono esserci, devono, atteniamo comunque dei chiarimenti da parte dell'INPS e del Ministero del Lavoro, perché quindi l'INPS paga il 30% sostanzialmente della retribuzione, ma quindi il 70% ad esempio della tredicesima sarà a carico del datore di lavoro? Questo punto è un punto da chiarire. Oppure si fa riferimento ad esempio di eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva. Quindi la contrattazione collettiva potrà disporre ad esempio che la quattordicesima venga in questo caso anche integralmente pagata dal datore di lavoro, quindi quel 70% dovrà essere pagato dal datore di lavoro. Oppure un altro punto da chiarire è se bisogna prendere i contratti collettivi in essere al 13 di agosto, cioè quando è entrata in vigore la nuova normativa, o se bisogna prendere invece i contratti collettivi che verranno aggiornati successivamente a tale data. Ci sono ancora tanti punti da chiarire su questa cosa. Cosa è sicuro è che per i datori di lavoro aumenterà il costo sostanzialmente del congedo parentale. Questo è sicurissimo. In ultimo, passando al punto successivo, parliamo invece del congedo straordinario. Il congedo straordinario è praticamente quel congedo che può essere preso dai lavoratori per assistere dei familiari con portatori di handicap grave per 2 anni sostanzialmente nell'arco della vita lavorativa. Quindi sostanzialmente se io ho un familiare, ad esempio un genitore che è un portatore di handicap grave, sono lavoratore dipendente, posso assentarmi fino a 2 anni nella mia vita lavorativa per assistere quel familiare, quel disabile grave. Ricordiamo che c'è un ordine di priorità ben specifico definito da legge, quindi sostanzialmente bisogna andare in ordine. E bisogna verificare prima di tutto se c'è il coniuge convivente, parte dell'unione civile. Se non c'è il coniuge, il diritto passa al padre o alla madre. Se non ci sono il padre e la madre, si passa ai figli conviventi, poi alle sorelle conviventi e via di seguito, seguendo l'ordine definito da legge. La grande novità che è stata apportata è stata data dal fatto che c'era un vuoto normativo, dato dal fatto che i conviventi di fatto non avevano diritto a usufruire di questo congedo straordinario. Adesso il convivente di fatto è stato equiparato al coniuge convivente o parte dell'unione civile. Quindi è stato di fatto colmato quello che era un vuoto legislativo. In ultimo, passando al punto successivo, scusate, per quanto riguarda invece i permessi 104. I permessi 104, insomma, come facendo un recap anche in questo caso di quello che sono. I soggetti portatori di handicap hanno diritto sostanzialmente ad alcuni permessi e i familiari di dei soggetti portatori di handicap hanno diritto anch'essi a dei permessi retribuiti per assistere i portatori di handicap. Quindi la questione è che adesso vedremo uno schemino riassuntivo.
Ovviamente io ho diritto ad assistere un mio familiare portatore di handicap, io lavoratore ho diritto appunto a queste ore di permesso per assistere questo familiare portatore di handicap, a patto che la persona in situazione di disabilità non si trovi in una ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria. Quindi a patto che questa persona non sia ricoverata, il lavoratore familiare avrà diritto a queste ore di permesso retribuito al 100%. Facendo sostanzialmente un pochino lo schemino di quelli che sono i permessi che sono attualmente presenti nel nostro ordinamento in questo senso, sono innanzitutto il lavoratore portatore di handicap ha diritto lui stesso a 2 ore di permesso giornaliero retribuito o alternativamente a 3 ore di permesso mensile retribuito. Poi, nel caso in cui invece ci sia un minore disabile, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivo, hanno diritto al prolungamento fino a 36 mesi del congedo parentale o in alternativa a 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento di del terzo anno di vita del bambino. Quindi sostanzialmente un po' quelli che sono i permessi di allattamento possono essere estesi fino ai 3 anni di vita del bambino o in alternativa il genitore può decidere di prolungare il congedo parentale, come dicevamo prima, pagato al 30%, fino a 36 mesi nel nucleo familiare, quindi alternativamente per i genitori, da utilizzare entro i 12 anni di vita del bambino. Quindi può scegliere sostanzialmente tra questi 2 punti. In ultimo, nel caso in cui ci sia un disabile maggiorenne in situazione di gravidanza accertata, a quel punto i permessi potranno essere fruiti dal coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto fino al secondo grado o parenti fino al secondo grado, o in alcuni casi, nel caso di assenza o decesso dei genitori, si può arrivare a parenti fino al terzo grado. In questo caso, si ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili anche ad ore. Ora, la grande novità rispetto a questi permessi 104 è che mentre prima c'era il principio del referente unico, vale a dire che sostanzialmente diciamo, per assistere un disabile poteva essere solo inserito il nome di un familiare che assistesse quel disabile. È stato superato questo principio, quindi il disabile in questione può essere assistito da più familiari che alternativamente si divideranno sostanzialmente quei 3 giorni mensili che spettano. Devono ancora uscire dei chiarimenti dall'INPS per quanto riguarda la procedura, ovviamente di richiesta e di verifica, perché attendiamo anche noi chiarimenti per capire se, ad esempio, dobbiamo segnare sul NIEMS il codice fiscale della persona assistita. Insomma, attendiamo questo tipo di chiarimenti operativi ancora.